pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti qui insieme ad un grande classico della musica di qualche decennio fa, ma che di diritto è diventato anche colonna sonora della vita delle generazioni più giovani, anche solo attraverso i numerosi film che l'hanno riutilizzata dopo il primo storico. Beh, stiamo parlando di Mrs. Robinson, una canzone famosissima, scritta da Paul Simon e cantata dal duo Simon e Garfunkel. Iniziamo proprio dalla nascita del brano. Quando Paul Simon lo ideò, aveva un ritmo leggermente più aggressivo e soprattutto era intitolata a Mrs. Roosevelt, perché la sua protagonista era chiaramente Eleanor Roosevelt, la moglie del presidente Franklin Delano Roosevelt. Scomparsa nel 1962, la donna non era soltanto una first lady, ma anche un personaggio di grande intelligenza, impegnata nella lotta dei diritti per le donne e gli afroamericani in un frangente storico particolare come quello della Grande Depressione. Ecco dunque che la fascinazione, per così dire, per una donna matura e politicamente e culturalmente importante ha tratteggiato insomma da sé il personaggio. All'epoca va ricordato che Simon aveva 26 anni e quindi era, come dire, prossimo anche all'età di Benjamin Braddock, poi il protagonista del film. Più tardi ci fu una riscrittura del brano appositamente proprio per la pellicola Il Laureato del 1967, e infatti la canzone è colonna sonora di questo film, mentre la versione definitiva con il testo completo fu pubblicata per l'album Bookends del 1969. Dunque, uscita come singolo in quell'anno, Mrs. Robinson salì al primo posto della classifica americana Billboard Hot 100 per 3 settimane, la quarta nella Official Singles Chart, la quinta posizione in Olanda e Irlanda, la sesta in Svizzera, la settima in Spagna, l'ottava in Norvegia. Per Simon e Garfunkel fu il secondo numero uno dopo The Sound of Silence. La canzone vinse anche nel 1969 il Grammy Award nella categoria Record of the Year. Il titolo si riferisce appunto alla signora Robinson, il personaggio del film a cui il brano fa da colonna sonora, e proprio nel racconto il protagonista Benjamin Braddock, che è un giovane di ricca famiglia, ha una relazione con la signora Robinson, moglie del socio di suo padre. Dopo il pluripremiato film Chi ha paura di Virginia Woolf del 66, ecco che il regista, cioè lo stesso Mike Nichols, non si aspettava certamente l'impatto generazionale che ebbe il suo secondo prodotto alla regia, ma Il Laureato era sin dall'inizio destinato a diventare un vero e proprio capolavoro. Questo perché la vita patinata delle ricche famiglie californiane in realtà svelava una società che aveva perso i propri valori. Ed ecco allora che il film mostrava proprio quel gap generazionale che divideva la gioventù sessantottina dal mondo sicuro cementato dei genitori che si erano formati negli anni 50. Tra di loro c'era una comunicazione molto fragile, che appunto viene rappresentata nel film dal rapporto sessuale tra Benjamin e Mrs. Robinson. Quest'ultima seduce un ragazzo che era disilluso, anche un po' annoiato, creando una sorta di rifugio sentimentale dove lui poteva insomma trovare sicurezza rispetto alle proprie fragilità. E poi ecco che però avviene la svolta, quella evocata nella scena finale, nella quale Benjamin si sveglia, come dire, dal suo stato di torpore e impedisce il matrimonio della propria amata Hélène, la figlia di Mrs. Robinson. Ma fin qui il film e la versione naturalmente in inglese. Forse non tutti sanno che invece nel 1968 il cantautore Francesco Guccini tradusse la canzone, riuscendo anche a mantenerne in linea di massima il senso generale, pur concedendosi alcune libertà. Il titolo rimase quello originale, non venne però incisa da Guccini ma dai Royals, un complesso beat, nello stesso anno, e 2 anni dopo poi venne ripresa anche da Bobby solo. In realtà noi adesso torniamo proprio alla versione originale che vi riproponiamo qui su Non Solo Suoni. Buon ascolto!